Introduco subito Marzia Rabatti, la prossima relatrice, è stata con noi anche l'Effective Webcamp 2012, alla prima edizione di questo, come si può chiamare, questa novità, ecco, di FT online in questa maniera, ecco. Stiamo tentando nuove vie per diffonderlo, per portarlo alle persone e per far capire che si può gratitudine e anche alla mancanza di gratitudine. Comunque, vediamo come lo tratterà Marzia, perché non abbiamo accordato niente con tutti i redattori, è proprio bello quello, è tutta una sorpresa, il programma è una sorpresa, e vediamo un po' com'è il suo modo di trattarlo con noi oggi, in questo momento. E la faccio passare qua, ciao dopo. Buonasera a tutti. Comincerò subito col dire che la gratitudine per me, per una fetta della mia vita, è stata come bandita, non avere questa qualità, diciamo. E me ne sono accorta una volta che passeggiavo insieme a una mia amica che invece era la carrozzina, e spingendo la carrozzina parlavo e mi lamentavo un po' delle varie cose che mi stavano succedendo. E a un certo punto mi ha detto, guarda, fermati, e ha visto un fiorellino che sbucava dall'asfalto, perché eravamo in città. E ha cominciato a dire, ma guarda, per la natura davvero, nonostante le varie avversità, trova sempre la soluzione, trova sempre il verso di andare avanti, di ritirare sulla testa. E io, è come se lì avessi realizzato, quasi con uno schiaffo, perché in effetti per lì mi sono sentita abbastanza male, che lei era la persona connessa alla gratitudine, lei era sulla sedia a rotelle che io la stavo spingendo, io apparentemente ero la persona che poteva solo godere della vita e me ne stavo lamentando. Questa lezione non la dimenticherò mai, infatti da lì ho cercato proprio di capire anche che cos'è che mi aveva fatto un po' perdere la connessione con la gratitudine, che era una cosa di cuore che non dipendeva dagli eventi esterni, in teoria l'ho sempre saputo, però lì non ho avuto proprio la certezza, perché conoscevo la storia di questa mia amica e tra le due sicuramente dovevo essere io la persona grata. Quindi ho cominciato a soffermarmi su cosa è stata la tomba della mia gratitudine, l'ho chiamata così perché è come se a un certo punto qualcosa mi avesse sconnesso, perché se guardate un neonato è solamente naturale vedere la gratitudine nei suoi occhi quando guarda anche soltanto la mamma che gli sorride o è lì a prendere il latte o a mangiare, è negli occhi la gratitudine. Io l'avevo persa e così FT mi è servito e mi ha aiutato a riscoprire quali potevano essere state i traumi o comunque sia le esperienze che in qualche modo mi avevano fatto chiudere. Quando è che avevo cominciato, che ho cominciato a chiudere con il dire grazie? Ecco, ho fatto proprio dei giri di FT dicendo, per esempio, anche se ultimamente sento che la gratitudine non fa parte della mia vita, anche se mi ritrovo spesso a lamentarmi, mi amo e mi accetto completamente, profondamente. Anche se a volte per me è difficile dire grazie, non mi accorgo neanche delle belle cose che mi accadono, comunque mi amo e mi accetto completamente, profondamente. E proprio ripensando a quando ero molto piccola, mi sono accorta che spesso il primo motivo per cui ho smesso di ringraziare è perché mi toccava ringraziare, ero obbligata a ringraziare quando in realtà avrei voluto scappare o sarei voluta sparire da certe situazioni. E sorridere quando invece avrei voluto urlare e scalciare, per me è stata una grande difficoltà, cosa che da grande è come se avessi deciso, basta, ora non dico più grazie a nessuno, non ricevo neanche, non voglio nemmeno ricevere. E se provate un po' a connettervi con questo, se
Pensate un po' quando eravate piccoli, come è stato per voi a volte dover sorridere o dire grazie, dipende magari poi dall'esperienza personale, però nel mio caso succedeva abbastanza spesso, sia con la mamma che con la nonna erano persone abbastanza severe e l'educazione imponeva che io dovessi ringraziare, anche se a volte quello che mi veniva proposto non era proprio assolutamente quello di cui avevo bisogno e non se ne accorgevano, specialmente quelli estranei. Quindi sì. Andare a guarire quella volta che in pizzicheria mi hanno dato un pezzettino di formaggio, ma non mi piaceva assolutamente il modo in cui venivo toccata, abbracciata o sbaciucchiata, perché il pizzicagnolo mi faceva schifo, è stato uno dei passi, dei primi passi, e di lì di esperienze e di situazioni me ne sono venute veramente alla mente tante. E FT è stato un grande aiuto nel ripulire un po' queste memorie rispetto a tutte le volte che avrei voluto urlare invece che dire grazie. Questo è il primo punto, il primo aspetto. Adesso invece posso dire sono cresciuta, sono adulta, posso concedermi di ricevere e posso respingere le cose che non mi piacciono. Sono grata per ciò che ho e per ciò che l'universo mi può far ancora arrivare. E questa è stata davvero una delle cose più importanti per riconnettermi con la gratitudine. Il secondo aspetto, invece, è stato quello di vivere in un ambiente in cui la lamentela era l'ordine del giorno, cioè si alzava la mattina e si cominciava a sentire le cose che non potevano andare bene, che non andavano, e anche quello diventa un'abitudine poi. Io sono cresciuta e automaticamente riuscivo a scorgere molto bene quali erano le cose di cui non ero contenta o che potevano essere migliori, sorvolando quelle che invece funzionavano, erano ottimali per me, di cui potevo veramente essere felice. Era proprio l'attenzione su quello che mi mancava. E anche qua mi è stato utile arrivare a comprendere che tutte le cose, anche quelle più negative di cui mi lamentavo, hanno sempre un lato positivo, come se avessero un lato della medaglia che io in quel momento non vedo. E focalizzarmi invece sull'altro lato della medaglia è stato importante per me. Per esempio, una cosa che mi dà fastidio e che mi trovo spesso, una volta adesso con la mia bambina che entra nella fase della preadolescenza, è quello di sentirla insolente. E io, che sono stata abbastanza brontolata per questo, non tollero tanto le sue risposte un po' secche. Quindi esco dalla gratitudine di avere una figlia brava, carina, in gamba e entro nel dire non mi rispetta, ce l'ha con me, ma guarda come mi tratta, eccetera. E facendo FT su questo, anche se quando Morena mi risponde male, sento rabbia, mi sento poco rispettata e avrei proprio voglia di darle una bella lezione, mi amo e mi accetto completamente e profondamente. E se mi connetto con quale può essere una qualità di un modo di fare così a volte un po' arrogante, mi viene in mente la determinazione. Una bambina che comunque già a 10 anni sa cosa vuole, sa essere abbastanza determinata e sicura di sé, e sono convinta che questo poi nella vita le potrà essere d'aiuto. Quindi dalla lamentela, vedendo il lato positivo, riesco a prendere anche la distanza da una reazione più automatica che mi potrebbe venire in un momento come questo. Un'altra cosa in questo caso è invece esagerare la lamentela. Mi prendo un po' in giro. Quando mi accorgo che mi lamento magari perché non mi sono sentita abbastanza brava, non mi hanno detto abbastanza che, per esempio, questo è stato un caso che è successo proprio a me. Sì, va bene, ho fatto questa cosa, però nessuno si è accorto che poi sì, sono andata fatta bene. Ecco, lì esagero e mi dico che ho bisogno che tutti mi acclamino, ho bisogno che tutti mi battano le mani, ho bisogno che mi
dicono che sono tanto, tanto brava. E quindi mi sento come una accattona di approvazione. Quando ho usato questo termine, anche se quando mi lamento perché non mi fanno abbastanza complimenti, mi sento proprio come una accattona di approvazione, c'è una vocina dentro di me che dice: dai, giù, ora non esagerare, non è che poi sei così disperata. Lo stesso è quando magari invece mi manca la parte economica, la sicurezza, ho paura di non farcela. Anche lì mi funziona bene questa immagine, finirò sotto il ponte. Quindi questa cosa che proprio porto all'estremo, non ce la posso fare, fa uscire la parte sana che invece mi consola e dice: no, dai, non finirà mai così male, non è possibile che succeda una cosa del genere. E un altro esercizio che mi è piaciuto è fare un elenco invece dei motivi per cui posso essere grata. E questo la sera prima di andare a letto, e forse qualcun altro già l'ha proposto, perché è una cosa che io ho trovato efficacissima, prendere proprio un blocchettino e per un po' di giorni, anche un mesetto, annotarsi i motivi di gratitudine di quella giornata. Possono essere anche due, tre, ma qual è stato un momento in cui in questa giornata veramente io ho provato gratitudine? Anche un caffè o un cappuccino al bar, un momento in cui mi sono messa a leggere una cosa che mi piaceva, non importa che siano cose esagerate, ma focalizziamoci. Io ho trovato utile proprio il focalizzarmi sul momento bello, perché in automatico ricordavo solo quello che magari nella giornata poteva essere stato una cosa che mi aveva disturbato. E il terzo aspetto, invece, rispetto a questa tomba della gratitudine, per me è stata per tanto tempo quasi una superstizione. Cioè, se io mi adagio troppo sulle cose che vanno bene, me l'aspetto, ci penso, me le sogno, me le immagino, automaticamente poi rimarrò delusa se non vengono, quindi meglio che mi aspetti il peggio. Questa è una cosa abbastanza comune, mentre invece, leggendo e insomma, chi un po' conosce quello che è la legge d'attrazione, quanto i nostri pensieri, le nostre emozioni siano invece proprio quelle che creano via via la nostra realtà, sa che è esattamente il contrario. Quindi anche qui monitorare i nostri pensieri, monitorare il nostro stato su cui siamo focalizzati, su cui ci lasciamo indugiamo. Perché è proprio quello che poi andiamo a creare. Quindi io che ero sempre a aspettarmi il peggio, in effetti poi lo ricevevo. E qui ho visto proprio come è cambiata la mia realtà da quando piano piano perché sono ancora in procinto di connettermi sempre di più con la gratitudine, però sto sentendo questa emozione dentro di me molto sempre più, che prende sempre più spazio. Ovviamente, questo non vuol dire che sia semplice, che i momenti difficili non arrivino mai, che possiamo rimanere costantemente connessi a una sensazione di felicità. È normale, la vita è composta da tutte e due, le alternanze. Però quello che ho riscontrato anche in un momento piuttosto difficile che ho vissuto negli ultimi mesi è che se resto aperta e resto fiduciosa che quello che mi sta accadendo, per quanto doloroso, in qualche modo possa essere per il mio massimo bene, in qualche modo vedo anche poi la strada davanti a me che si apre. E in questo caso FP, per esempio, l'ho usato proprio come un incoraggiamento, picchiettavo dicendo anche soltanto, anche se adesso per me è molto difficile rimanere connessa con la gratitudine perché sto soffrendo per la situazione che sto vivendo, mi amo e mi accetto completamente e profondamente. Resto aperta e fiduciosa che tutto quello che sta accadendo in qualche modo è per il mio bene. Posso farcela. Sono aperta alla possibilità di vedere qual è la strada più giusta per me.
la decisione più saggia da prendere. Sono grata all'universo per l'intuizione e la forza che mi dà ogni giorno per andare avanti. Posso dire proprio di questo è avvenuto via via, i giorni sono passati, ogni giorno ho come visto qual era il passo dopo da fare. Di questo argomento poi parlerà ancora meglio la persona che mi seguirà, che è una mia cara amica e collega, Laura Versellini, proprio come rimanere comunque nella gratitudine anche in un momento di sofferenza. Io ho finito, sì, direi che per questo argomento i miei consigli possono essere questi. Vi invito se volete a visitare il sito che è www.latuavitapienamente.com, anzi, .org, dove ci sono i vari eventi che insieme a Silvia Pallini facciamo. Parleremo, come di solito parliamo di FP e anche di altre cose, tutte connesse per ritrovare la nostra parte più sana, più felice, che veramente si può godere la vita. Ciao a tutti. È un pezzo di vita che sentiamo, no? Anche dei nostri, cioè in questo caso miei colleghi, mie colleghe, ma chiunque parli dal cuore, perché si sente anche se magari non abbiate picchiato tutti quanti mentre parlava, perché ogni parola può toccare, no? E voglio ricordare anche il vostro grazie, appunto, sì, l'abbiamo sentito, no? Forse abbiamo fatto dei passetti insieme a Marzia in questo momento con lei con noi, e anche questo è gratitudine. E vorrei ricordare che lei ha fatto un intervento all'FTWorkCamp bellissimo sulla musica, su che cosa la musica può fare picchiettando, no? O che cosa può fare l'FT con la musica, sia che la cantichiamo noi, sia che la ascoltiamo. E invito tutti magari chi non l'ha visto, a comprare il video, insomma, o mettersi in contatto con lei, che è ben lieto di fare anche sessioni private. E a dal vivo se venite qua in Toscana. Amana Thamma Deva Yevdom Mosana Diendarari.